7:56, torniamo in diretta perché sento il suono della caffettiera sul fuoco e ringrazio Paolo Gentile in regia perché è arrivato il momento del nostro caffè con. Oggi siamo in compagnia di Deni Bianco, un artista di Putignano che è al lavoro per realizzare una vera e propria opera in occasione di San Nicola. Ciao Deni, ben ritrovato. Ciao, ciao e buongiorno a tutti. Allora, prima di arrivare al clou della nostra intervista, ti chiederei un po' di presentarti ai baresi, chi sei, da dove vieni e cosa fai. Allora, sono Deni Bianco, sono maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano, insomma ho 49 anni, faccio questa professione da quando avevo 12 anni, perché ho cominciato allora a frequentare gli spazi dove si costruiscono i carri. Diciamo poi verso l'età di 30 anni ho deciso di farlo come mestiere vero e proprio e quindi diciamo nei mesi invernali costruisco carri allegorici, invece per tutto il resto dell'anno faccio scenografie. Deni, a proposito di scenografie, tu come ho anticipato prima stai realizzando una maestosa opera proprio in occasione della festa patronale in programma che partirà appunto domani a Bari. Ci spieghi un po' che cosa dobbiamo aspettarci, come verrà utilizzata? Allora sì, è da più di un mese che stiamo costruendo questo San Nicola gigante che sfilerà nel corteo storico. È tutto in ferro e quindi è una macchina scenica che servirà per le coreografie del corteo. Si muove, è una specie di marionetta, insomma, movibile con la forza umana, e quindi ci sono delle carrucole, delle funi che gli permettono di muovere la testa e le braccia e di ruotare, e insomma, di prendere vita, ecco. Parliamo di un'opera anche imponente, perché se non ricordo male può raggiungere anche i 17 metri di altezza, o sbaglio, Deni? Allora, no, sbagli, sono 11 metri. 11, è ok, molto ne ho aggiunti 6. 11, 11 metri, però insomma è molto grande, sì. Sarà coreografata e quindi i ballerini la abiteranno e la scaleranno. E, insomma è molto bello. Abbiamo cominciato... oggi abbiamo la prova finale, ecco, perché domani c'è il corteo. Certo, la prova finale, quindi ovviamente tu stai anche collaborando con Elisa Barucchieri, coreografa di Res Extensa, che parteciperà ovviamente in maniera attiva con i suoi ballerini e le sue ballerine al corteo, quindi diciamo la tua opera sarà proprio dedicata ai ballerini di Res Extensa. Sì, esatto, ma tra l'altro è un progetto insomma che con loro coviamo da diversi anni. Quest'anno poi è arrivata l'occasione giusta, ci ha fermato il Covid per qualche anno, vi ricordo qualche anno fa abbiamo fatto una nave che ha volato davanti, una caravella che ha volato davanti alla prefettura, era molto bella anche quella, era piena di centinaia di candele, ha volato davanti al Piccini lì. Avevamo poi in riservo quest'altra idea. Questa è un'idea di Elisa, naturalmente lei la direttrice artefice. Artistica, esatto, l'artefice, e niente, ci mettiamo al servizio con loro, insomma ci divertiamo molto, siamo un bel gruppo e hanno sempre queste belle idee. Tra l'altro, pur lasciando l'identità storica del corteo, insomma, che è intoccabile, quindi la tradizione intoccabile, ecco, quindi il San Nicola arriverà alla fine del corteo invece e sarà, ecco, un innesto di innovazione a una cosa che comunque comprendiamo bene che debba rispettare i suoi canoni di storicità e di identità barese, ecco. Sì, anche perché Raffaello Fusaro, l'abbiamo intervistato recentemente proprio sabato durante la presentazione, ha detto che comunque la storicità anche e la tradizione appunto di San Nicola, della figura di San Nicola verranno mescolate in un certo senso con elementi di innovazione. Parliamo proprio della tua invenzione, però ti volevo chiedere, Deni, una curiosità. Tu ovviamente l'hai detto, sei un maestro cartapestaio
io di Putignano, ovviamente lavori ogni anno per, credo, allestire opere e sceniche per il tradizionale carnevale. Cosa cambia da magari realizzare un'opera per il carnevale a realizzare un San Nicola di 11 metri? C'è un lavoro diverso? Magari è anche un po' più complicato? Sei più libero realizzando carri? È quasi la stessa cosa, devo dire. Infatti per me, conoscendo, una volta acquisite le conoscenze della costruzione dei carri, è stato abbastanza semplice poi diventare scenografo e lavorare per il teatro, il cinema e questi grandi eventi. Questo perché la costruzione di un carro prevede la conoscenza di numerose tecniche, che sono la scultura, l'ideazione, il disegno, la lavorazione della carta, del ferro, del legno, fino alla pittura, e quindi insomma, ecco, abbraccia un po' tutte le scienze della scenotecnica, e quindi insomma poi per chi costruisce i carri insomma è divertente, semplice poi affrontare tutti questi altri progetti. La cosa più bella di questi altri progetti è che ti relazionano con mondi sempre diversi appartenenti alla cultura, allargano la rete delle conoscenze che hai, insomma, appunto, cioè, aprono le porte dei capannoni di Putignano della città per abbracciare nuovi contesti culturali del territorio, ed è insomma sempre molto bello. Insomma, io ho tantissime collaborazioni con diversi artisti, performer, insomma, è un bel lavoro, ecco. Sono molto contento di averlo fatto come lavoro, ecco, perché quando io ero piccolo e ho preso questa decisione a Putignano, ecco, questa era soltanto un hobby, quello, certo, quello del maestro cartapestaio. Io probabilmente, ecco, sono stato uno dei primi a trasformare quello che era un dopolavoro, un divertimento per i putignanesi, in una professione. Dani, siamo quasi in chiusura, sì. Ti faccio altre due domande velocissime. Sì, una, grazie al nostro Paolo Gentile, che di fronte a me, lui mi ha detto che tu collabori anche con, o hai collaborato con Caparezza, e quindi ti chiederei diciamo di questa collaborazione. Poi Paolo proprio mi parlava, essendo un putignanese doc, della statua del santo patrono, Santo Stefano, che hai realizzato per appunto Putignano, una statua immensa, mastodontica. Che cosa ha significato, allora, anche per, sì, te? Allora, con Michele Caparezza abbiamo fatto già 3 tour insieme. Io costruisco le scenografie dei tour di, sì, Michele. Lui a ogni brano che canta interagisce con delle opere grandi, e quindi ecco, io realizzo tutte le opere dei concerti. La statua di Santo Stefano, di Santo Stefano è stata costruita, sì, in occasione di un progetto della Fondazione del Carnevale di Putignano, e questo perché negli anni in cui non si è fatta la sfilata a causa del Covid, la Fondazione, ecco, ha fatto delle installazioni fisse e quindi i maestri cartapestai si sono cimentati con queste installazioni. Santo Stefano perché Santo Stefano per Putignano è un santo molto importante, e tra l'altro la nascita del Carnevale di Putignano è legata a Santo Stefano. Nel 1394 nasce il Carnevale di Putignano, nel momento in cui le reliquie di Santo Stefano vengono trasferite dai Cavalieri di Malta dal castello di Santo Stefano a Monopoli a Putignano, dove erano più sicure per le scorribande dei saraceni. Bene, allora grazie per essere stato con noi. Naturalmente siamo curiosissimi di vedere la tua nuova scultura, domani. Ma la vedremo domani a partire dalle ore 20 domani. E 30. Esatto. Grazie e buon lavoro. Voi. E allora un po' di musica e poi torniamo insieme con la rubrica dedicata alla viabilità stradale.